Molti ricorderanno l'evento calamitoso del 1985, la terribile gelata che creò tanti danni all'agricoltura pistoiese. Da quell'evento è nata l'esigenza di avere una stazione meteorologica computerizzata e tecnicamente molto avanzata per fotografare quelli che sono appunto gli eventi estremi che sono successi negli ultimi anni. Questa stazione, che adesso viene gestita da GEA, adesso ha una serie di dati storica molto importante anche da un punto di vista statistico, e questo ci consente di avere una fotografia del clima pistoiese e della sua evoluzione. Oltre ai dati, diciamo, storici e all'archivio, sono molto importanti anche i dati che forniamo in tempo reale, sia per l'attività di ricerca, sia per l'attività che svolgiamo, diciamo, insieme all'università oppure con le aziende. E questi dati meteorologici praticamente possono essere forniti a tutti coloro che ne fanno richiesta, e sono dati certificati che fotografano appunto quello che è successo nel recente passato.